Beh. Che succede ora al caso Credit Suisse? Siamo in collegamento con Londra. Brunello Rosa, CEO e Head of Research di Rosa Rubini Associates. Ben ritrovato, dottor Rosa. Buonasera a voi. Un piacere averla con noi. Allora, la particolarità di questo salvataggio, ne abbiamo visti tanti oggettivamente negli ultimi anni, anche se non di questa portata, è che gli azionisti Credit Suisse non si vedono azzerare del tutto il loro valore, il loro investimento in titoli azionari. Chi invece vede azzerato del tutto il valore del proprio investimento erano gli obbligazionisti del titoli subordinati AT1, e questo sta creando molta, diciamo, incertezza sui mercati, anche parecchie, diciamo, lamentele. Andiamo con il sito di milanofinanza.it, perché queste lamentele poi si tradurranno in cause legali. Praticamente sembrano stia per arrivare una serie di cause legali proprio per l'azzeramento del bond AT1. L'EBA intanto conferma la gerarchia di capitale e debito. I bond subordinati delle banche perdono fino al 12% dopo l'azzeramento degli AT1 di Credit Suisse per una clausola chiamata in causa dai regolatori svizzeri. In difficoltà anche l'ETF di Invesco. Davide Serra di Algebri si dice: UBS ha fatto l'affare della vita. Intanto l'associazione dei fondi pensioni svizzeri Ethos si riserva azioni legali contro l'operazione. Andiamo con ordine. È d'accordo con Serra? UBS ha fatto l'affare della sua vita? All'inizio, guardando la quotazione del titolo questa mattina, sembrava in realtà di no, meno 12 punti percentuali. Poi abbiamo visto addirittura schizzare del 6% il titolo UBS. Come valuta l'affare della vita di UBS, se così è? Ma in realtà è stato un matrimonio molto forzato, quasi riparatore, non di convenienza, nel senso che queste banche sono arcirivali da decenni, se non secoli, con culture di investimento molto diverse, come è stato giustamente riportato dai vostri giornalisti. Chiaramente siamo tornati un po' nella situazione, questo mi ricordo un po' i miei tempi in Bank of England, quando c'erano ovviamente le crisi bancarie e si era arrivati alla conclusione che le banche dovessero essere risolte durante il weekend, il famoso resolution weekend, e questo abbiamo visto lo scorso weekend. Credit Suisse è andata in crisi intorno alla metà della scorsa settimana e entro il weekend è stata in qualche modo risolta, perché non si potevano riaprire i mercati con l'incertezza di che cosa sarebbe successo per evitare effetti domino, effetti contagio. Ovviamente Credit Suisse aveva dimensioni tali per cui è molto difficile che potesse accollarsi tutto lo Stato, anche perché poi dopo la crisi del 2008 viene ritenuta una scelta non, diciamo così, politicamente accettabile, e si è dovuto forzare l'unico altro grande player diciamo sul mercato a ingoiare questo boccone amaro. Ora Credit Suisse comunque ha al suo interno sicuramente asset molto validi sul wealth management eccetera, però c'è tutta la divisione investment banking che non sappiamo esattamente cosa ci sia dentro, dagli scandali Grenzil, scandali Archigos eccetera, sappiamo che sono state fatte operazioni un po' spericolate, quindi tutto questo BS lo dovrà digerire nel tempo. Il governo ci ha messo 9 miliardi di franchi a copertura di eventuali perdite. Quindi prima di parlare di affare del secolo, io ci penserei due volte. Senta, chi sicuramente non ha fatto l'affare del secolo sono i detentori dei bond subordinati AT1. Lo ha sentito, stanno per arrivare le cause legali. In realtà lo stesso Giorgetti, il nostro ministro dell'economia e delle finanze, dice: sono un po' perplesso per la gerarchia con cui è stata salvaguardata le garanzie per quanto riguarda gli investimenti. Gli obbligazionisti, per quanto dei bond subordinati, sono passati avanti agli azionisti. Come la vede da Londra? Sì, non è assolutamente un ben segnale il famoso pecking order, l'ordine, diciamo così, in cui si vengono a determinare le perdite, un po' saltato e in una maniera, diciamo, non diciamo così market friendly, come abbiamo visto. Mi pare che le cause legali siano all'ordine del giorno e anche abbastanza scontate. Ripeto, tutto questo è stato determinato dalla necessità di convincere uno dei due contraenti, questo matrimonio forzoso,
accettare di presentarsi, diciamo così, all'altare, per continuare nella metafora, cioè UBS comunque non avrebbe in qualche modo accettato di finire il weekend con l'accordo che abbiamo detto se non fossero state messe sul piatto 10 miliardi di franchi da parte dell'autorità di regolazione, 9 miliardi di franchi da parte del governo e ovviamente il deal che poi è stato ampiamente raccontato dal punto di vista degli asset privati. Quindi purtroppo con la fretta si generano anche errori, ugualmente il fatto che diciamo così, una valutazione di mercato da 8 miliardi, che era quella di Credit Suisse venerdì scorso, è stata diciamo ampiamente riportata verso il basso a 3 miliardi, anche quello non era un grandissimo segnale, infatti poi diciamo così le azioni sono collassate, diciamo era difficile scegliere un male minore in tutta questa vicenda, probabilmente si faranno male un po' tutti, probabilmente si è voluto andare a colpire un mercato diciamo così ancora un po' nella sua infanzia da circa 270 miliardi, però su cui si faceva molto affidamento, diciamo così, per creare cuscinetti di assorbimento del rischio post global financial crisis. E c'è il Infatti. rischio che questo mercato collassi e non si possa più utilizzare in futuro. Infatti erano poi nati proprio post 2008 per dire creiamo questa forma ibrida. Per concludere, dottor Rosa, rapidamente, quindi bond subordinati, secondo adesso ci sarà una fuga. Oggi abbiamo visto i bond senior del Credit Suisse schizzare, però i bond subordinati in questo momento consiglierebbe alla clientela di non averle in portafoglio, anche se ovviamente sono bond per investitori, diciamo, molto high-end, cioè con ampia disponibilità, non è proprio per il pubblico indistinto. Sono per investitori istituzionali, evidentemente, credo che bisognerà fare una grossa opera di, diciamo così, convincimento da parte delle autorità regolatorie a livello internazionale per spiegare perché è stata presa questa decisione e perché in futuro gli investitori debbano continuare a investire in strumenti ibridi, in strumenti, diciamo così, che erano stati disegnati apposta per situazioni come queste nel momento in cui, potevano essere utilizzati. Hanno un po' così, diciamo, miseramente fallito. Esatto. Evidentemente non sono diciamo così, lo strumento di investimento cui mi rivolgerei principalmente in questa fase. Vediamo un po' cosa riescono a dirci i regolatori nelle prossime settimane. Ultima domanda un po' provocatoria. Adesso in Svizzera c'è un monopolio perché le due banche insieme detengono circa il 50% dei depositi della cittadinanza svizzera. Monopolio sì, però questo lo sappiamo, i monopoli poi sono piuttosto vulnerabili perché lì basta che non stia tanto bene la nuova entità che nasce e la Svizzera, che è sempre stata considerata super sicura per secoli, poi diventa molto esposta a un rischio sistemico. Sì, questo è un altro fattore che va considerato, ho fatto bene a sottolinearlo, cioè la Svizzera aveva già due banche, come si dice, too big to fail, adesso che una consolidata, questa è ancora più, diciamo, too big to fail delle due precedenti. E questo era anche un altro dei fattori che purtroppo ha condotto a questa scelta un po' obbligata, nel senso che non è che il governo federale si potesse accollare Credit Suisse, tantomeno semmai combinato si dovesse trovare in difficoltà, sarà mai in grado di salvarlo con le proprie diciamo risorse, tanto più che la Banca Centrale Svizzera stessa ha subito perdite enormi sul suo portafoglio di acquisti che come sappiamo è stato ampiamente implementato dal 2000 più o meno dal 2010 in poi per mantenere il franco più basso e quindi come valore. Quindi nel momento in cui anche la banca centrale subisce perdite ingenti è il tesoro che poi deve andarle a ripianare. Quindi diciamo così, in questa situazione in cui non c'era un balance sheet sano in tutta la Svizzera, era molto difficile che qualcuno alla fine delle losses non se le andasse a prendere. È stata fatta un po' la scelta di cui abbiamo discusso prima, discutibile quanto vuoi, anche le altre non erano comunque scelte ottimali. La Svizzera è in una posizione molto fragile in questa fase, non mi meraviglierebbe che gli investitori, quelli un pochino più accaniti, ci mettessero nuovamente l'occhio e andassero a vedere quanto veramente è solida la Confederazione Elvetica. Grazie davvero alla dottora Brunello Rosa, CEO e Head of Research, Rosa Rubini Associates. A prestissimo, dottor Rosa. Grazie a lei, arrivederci.
Grazie davvero. È tutto per questo nostro approfondimento dedicato al Christmas.